Scusatemi, come al solito mi sono dimenticato un'altra cosina. Ehi, Charlie! Lui vuole stare sempre in braccio. Ecco qua, guarda, ecco. Mondo di YouTube, questo è Charlino. Allora, ciao a tutti i ragazzi fragolosi e bananosi, come mi saluterebbe la zia Wilma. Allora, ragazzi fragolosi e bananosi. Allora, scusate la luce perché la zia è pidocchia, cioè povera ticchia, non ha preso la luce a fashion, quella là che spara flescia, bella sopra la faccia. Vabbè, però comunque noi parliamo lo stesso, fra me e te. Allora, la zia Wilma ha avuto regalato il telefono nuovo e se l'ha dimenticato a casa e vabbè. Allora, vi volevo annunciare che prossimamente vi farò, che ruberò il telefono della Wilma l'altra volta. Lei se lo dimentica a destra, a sinistra, a destra, a manca. Perché è uscita di fretta con lo zio e allora, giustamente, che dobbiamo fare? Si è dimenticato il telefono a casa mia, mi è venuto a trovare per un caffè e si è dimenticato il telefono. E io vi voglio dire che prossimamente, quando lei ritornerà, perché io non conosco la password, vabbè, la zia Wilma è passwordata. Non conosco la password, vi farò il video tag, cosa c'è nel telefonino. Sì, perché la zia Wilma si è scaricata un sacco di applicazioni, nuove cose, e vi voleva chiedere anche delle cosine. Anzi, ve lo voglio chiedere io a voi per la zia Wilma. Allora, conoscete qualche applicazione decente, carina, facile da usare per montare video tramite il Cellulos? Tramite Cellulos, se lo sapete, questo è Android. Se lo sapete, mettetemi qualche info giù nei commenti, sarei molto grato, perché sinceramente molte volte la zia Wilma si trova fuori in giro le sue cose e si dimentica la macchinetta fotografica, la registrazione e quant'altro, perché giustamente lei la ritiene a caricare. Oppure, per esempio, capitano dei momenti importanti della giornata dove si potrebbe filmare. Scusatemi le voci, ma sono i vicini. E lei vorrebbe sapere qualche applicazione, perché molte volte ha girato dei video con il telefonino, ma non è riuscito a trovare un'applicazione decente, perché molte applicazioni che si scaricano tramite il cellulare, dopo aver montato il video, sotto a destra del video si mette il nome dell'applicazione e sinceramente alla zia Wilma non gli piace. Allora, ragazzi, se voi conoscete qualche applicazione dove non ci sta nomi che alla fine del video, quando si fa salva il video dopo averlo montato, riesce anche il nome dell'applicazione, ben venga, grazie. Vi ringrazio, siete un amore, siete gentilissimi, vi stimo, vi amo, vi lobbo. Perciò, ragazzi, io vi saluto, a presto vedrete anche il cosa c'è nel telefonino. Ciao!